Buonasera a tutti, benvenuti su Hangout Revolution. Stasera un nuovo contenuto della vecchia serie di autonomia e sostenibilità che diventa HRN THC, Tutorial Hangout Creation. Siamo con i ragazzi di Zion, con Davide, che è il realizzatore del primo tutorial che ha pubblicato con Laboratorio di Sperimentazione Diretta e che stiamo facendo girare anche su Hangout Revolution. E stasera prenderemo in esame proprio questo tutorial che parla della stufa rocket, della stufa a razzo, e andremo un po' ad analizzare, sentire un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta. Iniziamo a salutare subito i nostri ospiti, partiamo da Davide, ti apro io il microfono. Ciao Davide. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera, benvenuto su Hangout Revolution. Grazie. Benvenuto tra di noi, a casa tua, diciamo così. E salutiamo anche Alessandro Corace e Simone Martinucci di Roma. Ciao ragazzi. Buonasera. Buonasera. Loro invece Buonasera. Fanno parte del gruppo romano del progetto Zion. Anche loro hanno realizzato un mesetto fa, giusto ragazzi? Sì. Un mesetto fa un progetto di stufa rocket in una falegnameria, una interna e un'esterna. Abbiamo delle foto, abbiamo un piccolo video che vedrete mentre parleranno i nostri interlocutori. Poi abbiamo con noi Raffaele. Ciao Raff. Buonasera, ciao a tutti gli incorruttibili d'Italia. Buonasera. Sempre, diciamo, non possiamo usare il termine rappresentare, però diciamo che fai parte del gruppo di attivisti 5 Stelle che contribuiscono a questo contenuto di Hangout Revolution e porterai, diciamo, quel vento lì. Perché hai pensato ai 5 Stelle con la parola incorruttibile? Che è successo? No, non lo so, mi sembrava di sentire qualche assonanza viste le ultime di queste ore, però potrei sbagliarmi, non lo so, poi mi correggerai durante la puntata magari. E presentiamo anche il nostro carissimo Riccardo. Ciao Rick, da Mandela, è tornato in Italia, sta con mezzi di fortuna, vediamo un po' di aprirgli il microfono, eccolo qui. Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento che aspettavo, perché la Rocket Stove è veramente fantastica e mi piace che la promuoviamo. Bene, bene. E te e Raffaele e Guido, che vado a presentare adesso, il nostro regista che stasera ci fa compagnia anche in versione audiovisiva, sarete gli studenti, diciamo, che chiederanno un po' di cose ai professori qui, realizzatori delle stufe. Ciao Guido. Ciao Eugenio, ciao Riccardo e tutti quanti presenti. Riccardo un po' che non lo sentivo, dunque adesso lo rivedo che è ritornato finalmente dall'altra parte del mondo. Un abbraccio a tutti e cominciamo questo Hangout. Sì, cominciamo proprio con te, quindi andiamo a presentare, a vedere subito questo tutorial, questo video. E intanto sì, ben tornato in Italia Riccardo, visto che hai fatto questo lunghissimo viaggio che ti ha visto in giro praticamente per un paio di giorni, senza connessione, senza possibilità di partecipare anche a Hangout Revolution. Giovedì scorso abbiamo fatto HRN News, nella prossima puntata di giovedì prossimo ci sarà anche il tuo contributo sicuramente. La regia dovrebbe essere quasi pronta, fatemi un cenno e possiamo andare a trasmettere il tutorial. Stiamo per accendere la Rocket Masseter, è già partita, non ci sono punti di ritorno, è un rocket. Siamo pronti con la temperatura, guarda lì, sta già evaporando l'acqua. Buongiorno, siamo all'istituto? L'istituto di permacultura? Sì, che vuole sapere? Non so se è aperta la giornata, si può... No, non è aperta la giornata. Quindi non è possibile... Con la telecamera accesa?
vuole spegnere, questa è proprietà privata. No. Questo cos'è? No, se volete guardare, no, però guardare, sennò qui abbiamo i mattoni refrattari che usiamo. Prima di iniziare con il tutorial, accendiamo la stufa periodica qui perché fa un freddo della Madonna. Prima di iniziare con il tutorial della costruzione della rocket stove, vi do qualche informazione utile per capire che cos'è una rocket stove, o in italiano stufa a razzo. La rocket stove è una stufa molto efficiente, nel senso che consuma molto meno legna di una stufa normale, fino al 90% in meno di una stufa normale, e le emissioni si abbattono notevolmente. Arriviamo a disperdere il 40% in meno di gas serra e disperdiamo esclusivamente CO2 e vapore acqueo. Oltretutto è una stufa che può essere costruita con materiali di recupero ed è molto semplice la costruzione. Nel tutorial vedremo come costruire una rocket stove a J. Abbiamo due tipi di forme per le rocket stove, la forma L e la forma J. Qual è la differenza? Nella forma J abbiamo una sezione in più che ci permette di inserire la legna e aumentare l'efficienza della combustione. Nel nostro caso vedremo come costruire la rocket stove abbinata a una massa termica. La massa termica verrà utilizzata come un divano e verrà riscaldata dai fumi caldi che saranno canalizzati dai tubi della canna fumaria fino a uscire dalla canna fumaria. La massa termica raccoglierà il calore da questi tubi e lo rilascerà lentamente nella stanza. Quindi avremo una stufa dove possiamo cucinare e un termosifone. La prima parte della stufa rocket è composta dalla camera di alimentazione, la prima parte verticale dove andremo ad inserire la legna. Che tipo di legna utilizziamo all'interno di una rocket stove? Sarà legna molto piccola, passiamo dallo spessore di una matita a quello di un pollice. Dopo la camera di alimentazione abbiamo la camera di combustione, dove effettivamente si trova la fiamma. Iniziamo quindi con la posa del mattone refrattario per la stabilità di tutta la stufa e della camera di combustione. Utilizziamo ancora mattone refrattario per la costruzione della camera di combustione. Ricordo che durante la messa in posa utilizziamo una livella per tenere il piano. Il mattone refrattario precedentemente messo a bagno per agevolare la posa con la manta refrattaria. Vediamo quindi la fine della messa in posa della camera di combustione che adesso è pronta. Quali sono le misure che dobbiamo rispettare qua? Dobbiamo avere un'area, che in questo caso è quadrata, che abbia la stessa sezione del tubo di uscita, che in questo caso è un diametro da 15 cm. E quindi in questo caso, siccome il mattone è alto 11, la larghezza del canale viene 16 e dovrebbe fare al grosso modo la stessa area. Ricordo che questo rapporto deve essere mantenuto per tutto il sistema della stufa a rocket, quindi non solo sulla camera di combustione, ma anche nel camino e nel radiatore. Anche poi quando i fumi verranno canalizzati dai tubi canalizzatori dei fumi che riscalderanno la massa termica, questo rapporto deve essere mantenuto. La fiamma viene tirata all'interno della sezione che viene chiamata camino. Quindi nella camera di combustione abbiamo due fori. Nel secondo foro, quindi nella seconda sezione verticale, inseriamo il camino, che è una parte di canna fumaria. Il camino deve essere coibentato, altrimenti non avviene la reazione rocket, la reazione razzo. Non verrebbe tirato il fumo caldo all'interno della stufa. Per agevolare i lavori spostiamo il camino e posizioniamo tre mattoni refrattari per creare la base della coibentazione del camino. All'esterno troviamo dei mattoni refrattari che creano la base del radiatore. Con argilla e argilla espansa riempiamo tutta la base della coibentazione per creare quella che sarà una intercapiente, per permettere all'aria di uscire infine attraverso i tubi di canalizzazione dei fumi. La fine di questo processo viene dettata dal fatto che posizioniamo sulla coibentazione un tappo di acciaio sul quale potremo appoggiare la camera di coibentazione. Adesso sopra il tappo che abbiamo posizionato riposizioniamo definitivamente il nostro camino e lo fissiamo con malta refrattaria. Cominciamo a coprire a questo punto anche il tappo con il materiale di coibentazione. È giunto ora il momento di posizionare la camera di coibentazione al di sopra del tappo d'acciaio. Questa camera viene riempita di materiale isolante. Il materiale isolante che noi abbiamo utilizzato è l'argilla espansa, quindi palline di argilla espansa
e tappato il tutto con argilla in modo che secchi e resti tutto ben rappreso. Ora prendiamo le misure per capire l'altezza della base del radiatore che distanzierà il radiatore stesso dal camino coibentato. Sulla sinistra possiamo notare la base del radiatore su cui abbiamo poggiato due ulteriori livelli di mattone refrattario che utilizziamo per distanziare il radiatore dal camino. Infine fissiamo il tutto con malta refrattaria. Al di sopra della struttura del camino con la parte di isolamento poniamo il nostro barile di ferro rovesciato, definito radiatore in questa stufa, quindi questa sarà la zona dove si produrrà il maggior calore nella stufa. Avremo un altissimo calore sulla superficie del barile di ferro dove potremo cucinare. Di ferro, utilizziamo questo barile di ferro perché chiaramente le temperature che si sviluppano in questa zona sono molto alte e rischiamo di fondere materiali che hanno punti di fusione più bassi. Quindi i fumi caldi in questa zona verranno innescati da delle accensioni, quindi avremo delle micro esplosioni, potremmo dire. I fumi in questa zona prenderanno fuoco, creeranno ulteriore calore. I fumi poi scendono tirati dalla canna fumaria o dal tubo di scarico. Nel nostro caso il tubo di scarico vediamo che è a serpentina. Il tubo di scarico prende questa forma per trattenere il calore, per utilizzare il più possibile il calore dei fumi di scarico. Quindi quando tocchiamo la canna fumaria noteremo che la temperatura è tiepida se non fredda. In questo caso utilizziamo tutto il calore che produce la stufa. Sulla serpentina di canalizzazione abbiamo tre bocchette. La prima laterale a sinistra ci serve prevalentemente per l'accensione della stufa. Abbiamo altre due bocchette frontali che servono per ispezionare e pulire la serpentina stessa. Infine ricopriamo questa zona del tubo di scarico che fa la serpentina con materiale che fa massa termica. Quindi utilizziamo argilla, terra, sabbia e creiamo questa panca, questo divano, questo letto che sarà riscaldato dalla stufa. Quindi abbiamo una panchina, un divano riscaldato che può essere utilizzato anche come letto, possiamo cucinare sulla nostra stufa Rocket e riscaldiamo l'ambiente. Devo provare il buco di missione. Perché se c'è questo risparmio di legna, cioè ci sono i vecchietti, andranno a stare bene. Questo giro e complimenti. Vecchietti andranno a stare bene. Questo giro e complimenti. Mica i legnetti così. Cioè non devono più cavallare legni grossi, cioè vanno con i fascini. Ho finito, cioè non consumo più legno. Infine ricordo a tutti che il nostro progetto è stato preso dal sito www.aprovecio.ch.org, dove potete trovare esempi simili di costruzione di stufe a rocket stove, massa termica, pirolitica. Potete trovare un sacco di stufe diverse con la costruzione, quindi vi potete divertire con la costruzione delle vostre stufe come abbiamo fatto noi. Allora, io intanto volevo complimentarmi con Davide e tutti gli altri che hanno realizzato il video perché è stato, secondo me, veramente carino, molto, molto bello, ben spiegato e fruibile, quindi di domande in realtà ce ne sarebbero anche poche da fare, però qualche curiosità c'è. E, vediamo un po', per Raffaele, già vedo che ha il microfono aperto, non so se volevi già fare qualche domanda, curiosità. Se la no, prima cosa che si chiede uno insomma... che si appresta a vedere questo hangout e conosce per la prima volta la stufa. Ipotizzando che siano queste le dimensioni di una stufa Rocket che io volessi realizzare, costi, quindi materiali, sono reperibili tutti sul mercato, costi. Ma faccio anche le altre, come mettiamo? Oppure... No, va bene, iniziamo con calma allora. Diamo subito la parola a Davide. E, sì, io oltretutto
partendo dall'inizio del tutorial, ti chiederei già subito quanto tempo ci avete messo e costi, materiali e quantità di materiale e tutta questa descrizione qui, diciamo. Vai, Davide. Allora, il tempo di costruzione diciamo che varia sicuramente da quante persone ci sono. Noi eravamo all'incirca 5 persone a costruirla e varia molto, dipende da magari l'hai già fatto, cioè quindi è un lavoro che hai già fatto, è la prima volta che ti appresti a farlo. Perché come noi, che è stata la prima volta, per noi ci abbiamo messo 2 giorni. Perché? Perché chiaramente il primo giorno noi abbiamo fatto una prova fugo, che è fondamentale durante la costruzione di stufe o durante la costruzione comunque di sistemi che producono calore attraverso la combustione di legna, che sappiamo bene che se ci sono dei problemi per quanto riguarda il tiraggio, diciamo per portare i fumi fuori di casa, se ci sono problemi possiamo andare anche in rischi di intossicarci con i fumi, quindi quello è fondamentale, fare una prova dei fumi. Quindi se non sappiamo se è la prima volta che facciamo questo tipo di lavoro, assicuriamoci prima di tutto che i fumi escano nella maniera corretta. Quindi, in realtà, se uno già conosce il sistema e non ha bisogno di fare prove particolari, ci può mettere anche un giorno. E poi dipende dalla finitura e dalla grandezza della stufa, perché altre stufe dove magari le finiture sono diverse, dove magari possiamo utilizzare argilla. Ci sono dei tempi tecnici per quanto riguarda l'asciugatura dell'argilla e quindi ci vogliono magari 1 o 2 settimane o anche 3 settimane per far sì che la stufa sia pronta al 100%. Per quanto riguarda i costi, anche questo è un fattore variabile, dipende sicuramente dalla disponibilità economica di chi fa questo tipo di operazione in casa o insomma, dove la vuole fare. Perché come dicevo nel video, è una stufa che può essere costruita con materiali di recupero o anche no. Quindi se uno non ha molti soldi ma ha tempo da dedicare alla cosa e quindi ha tempo di magari arrabattarsi e trovare dei materiali, che ne so, mattoni o il barile di ferro. I barili di ferro c'è gente che veramente ce ne trovate migliaia buttati in giro, basta solamente ripulirli un attimo e magari vi evitate di andarlo a comprare in giro, insomma. Noi per la costruzione di quella stufa che vedete nel tutorial, più o meno il prezzo si aggira sui 800-1000 euro. Perché? Perché l'unico materiale gli unici materiali che sono stati comprati sono stati i mattoni refrattari e i tubi della canna fumaria e la camera di coibentazione, diciamo, quella camera di ferro dove è stata inserita poi le palline di argilla espansa per fare da isolamento al camino. Quindi più o meno 800 euro, perché poi vabbè costano parecchio anche, diciamo, i tubi delle canne fumarie. Noi abbiamo utilizzato quelli in acciaio, però in realtà si possono utilizzare anche mattoni, non per il camino, cioè la parte interna della stufa, perché lì le temperature sono veramente alte, si arriva anche sugli 800 gradi, quindi se si usa, che ne so, latta o altri materiali, li fondi, cioè hai rovinato veramente il lavoro. Quindi, anche come dicevo, il costo è variabile, possiamo ipotizzare, diciamo così, una spesa di minima 200-500 euro a una spesa massima X, perché poi sul principio della stufa Rocket veramente ci si può fare qualsiasi cosa, cioè uno la può fare anche in oro volendo, e a quel punto i prezzi sono veramente infiniti, no? Possiamo utilizzare pietra ollare, possiamo utilizzare che ne so, quelle piastrelle di, come si chiama quel materiale lì, le piastrelle, il materiale delle piastrelle, non mi viene la parola. Comunque, Marmo, che ne so, marmo come o maiolica, cioè insomma i materiali meglio. che possiamo utilizzare, magari il prezzo del materiale è più elevato rispetto a un altro tipo di materiale, quindi dipende molto da quelle che sono le esigenze di chi vuole fare la stufa e sicuramente dalla disponibilità economica, perché poi
se avete visto anche magari le scorse puntate di Autonomia e Sostenibilità, anche la stufa Rocket, come qualsiasi altro progetto che facciamo sul laboratorio di sperimentazione diretta, chiaramente viene anche progettato secondo quelli che sono i principi della permacultura, quindi tutti quelli che sono i bisogni di chi va a costruire questo sistema, cerchiamo di venirci incontro. Quindi se non ho molti soldi, troviamo il modo di reperire i materiali a basso costo, addirittura recuperarli da chi li butta. Quindi questo è molto importante riguardo ai costi materiali, perché il fatto che questo sistema si... Ecco, infatti, come vedete nelle foto, il camino è fatto con i mattoni refrattari. Qui i ragazzi di Roma l'hanno fatto con i mattoni refrattari. Quindi tutte le parti che nel tutorial avete visto fatte con i tubi della canna fumaria, che hanno un costo sicuramente maggiore del mattone refrattario, possiamo farle in mattone refrattario, quindi abbassare i costi della costruzione della stufa. Addirittura c'è chi la fa interamente in argilla, quindi basta solamente munirsi un attimo di braccia, volontà e voglia, recupero l'argilla e me la costruisco tutta in terra questa stufa, no? Quindi dipende molto da che cosa uno vuole, insomma. Perfetto, allora Davide, scusate, Raffaele, lo vedo già un'altra volta pronto per una domanda, però darei un attimo la parola ai ragazzi di Roma se volevano aggiungere qualche cosa, visto che comunque loro un'esperienza con la Rocket l'hanno avuta, lo stavamo vedendo adesso nelle immagini, e diteci subito la vostra impressione e l'impatto con questo lavoro che avete fatto. È stato molto più una rocket molto semplice. Con 200 euro abbiamo fatto, anzi, due rocket, una per esterni e una che è sicuramente molto più semplice rispetto a quella che hanno fatto lì a Milano. Non c'è la panca, ma c'è soltanto la camera di accensione, la camera di combustione e il radiatore. Però è stata una cosa molto, diciamo, rustica, come dire. E come ci siamo divertiti, come dice Davide nel tutorial, a fare questa cosa, sia a reperire i materiali, a fare il progetto, e nessuno di noi era esperto di muratura o di qualsiasi altra cosa del genere. E quindi come fossimo tornati un po' bambini a fare questa costruzione partendo con materiali non proprio tanto specifici per fare la rocket. Diciamo non propriamente adatti, per esempio, noi invece della malta refrattaria abbiamo usato un semplice Esatto. cemento come materiale isolante, invece dell'argilla abbiamo usato la sabbia e la pozzolana. Comunque ci siamo adattati a quello che c'era, alle esigenze. Comunque è parsa abbastanza efficiente anche se non abbiamo usato del materiale, diciamo, adatto ad alte temperature, però è stato divertente, una bella esperienza anche di convivialità, come vedete dalle foto. E niente, questo. Io non la stavo mostrando questa foto, però a questo punto mostriamola, che alla fine non è che si lavora e basta in questa occasione, si passano 2 giorni insieme, quindi c'è anche tempo di sedersi un attimo a tavola e fare altro, se non ancora altro volendo. Ma continuate pure, ragazzi, se volevate finire. Ma diciamo niente, poi anche il progettino, diciamo, per la rocket da esterni è stato molto carino realizzarlo, perché è una cosa semplicissima, cioè che può fare chiunque. Noi non l'abbiamo fissata, diciamo, non so se c'è nelle foto Sì, comunque abbiamo anche le foto il. di quella da esterna, magari raffrontiamo dopo questo discorso, facciamo una piccola parentesi solo su quella esterna. Riccardo, hai fatto tanta fatica per collegarti con noi, vediamo un po' se riusciamo anche a farti parlare. Intanto state vedendo le foto, questo che è inquadrato è Eugenio, giusto? Il signore dove avete fatto praticamente la rocket. Sì, è lui che ha poi dato
l'ultima sistemata a quello che finalmente hanno creato, perché lui è esperto in muratura, quindi ha rifinito un po' il tutto. Era dentro un. Una falegnameria che è di sua proprietà e gli serviva un posto, un punto per riscaldare questa falegnameria in cui lui lavora in inverno più che altro. Riccardo. Sì, allora io l'anno scorso ho avuto l'occasione di partecipare alla costruzione di una rocket stove partendo da un bidone di petrolio che abbiamo trovato da un rotamaio e poi metto nei refrattari. Quindi ho realizzato insieme a questi amici un esperimento di sopravvivenza, perché abbiamo pensato se la gente si trova in condizioni e non riesce più a pagare la bolletta del gas e quindi si trova in difficoltà in autunno, inverno, allora una rocket stove potrebbe essere una soluzione di protezione civile che forse ciascuno dovrebbe anche procurarsi e tenersi almeno di riserva, almeno quelle che sono mobili, si può fare, ci sono dei tutorial che partono da due latte di conserva, si possono fare piccole, medie, grandi, di grandi dimensioni, ma quando c'è l'interesse a realizzarne uno, ecco che il tutorial che avete realizzato dà uno spunto di conoscenze tecniche, ma poi uno deve andare a studiare quali sono i materiali isolanti che ha a disposizione, perché se non ha grandi disponibilità economiche, questo era lo spirito con cui l'avevamo realizzato, cercare di farla senza soldi. Cominciare a giocare quest'estate, magari seguendo questo ed altri tutorial, a realizzarne una per capire il principio, perché una volta che si è capito il principio, come funziona, poi si può sicuramente andare oltre, pensare di dotare il proprio riscaldamento di casa addirittura soltanto con una rocket stove. Sono estremamente efficienti. Io sono andato avanti tutto l'inverno andando soltanto a pulire il bosco dai rami caduti per terra. E con queste ramaglie così c'era una resa incredibile, cioè di calore e di risparmio di costi, perché non dovevo comprare la legna, una stufa legna o a pellet hanno dei costi di gestione anche notevoli adesso che sul pallet hanno messo ulteriori tasse. Invece questo, in caso di emergenza, in caso di blackout, in caso di quegli eventi più o meno che ti mettono in condizioni di dover sopravvivere e cercare di arrangiarti, ecco che la rocket stove credo sia eccezionale. Per cui mi auguro che chi ci segue questa sera trovi anche lo stimolo per approfondire questa ricerca e al prossimo tutorial dei ragazzi di Zion consiglierei di fare anche un kit dei materiali che servono, cioè quattro tubi, 24 mattoni, in modo tale che chi si decide a farlo possa anche budgettare l'investimento che fa e andando magari a sostituire i materiali più curiosi, più costosi, cercando su internet qualcosa che li sostituisca, come hanno fatto i ragazzi di Roma. Quindi andiamo avanti, continuiamo, perché questa arte d'arrangiarsi, no? Di cavarsela, la resilienza, ha bisogno di strumenti come il rocket stove, per cui bravi ragazzi, andiamo avanti. Grazie Riccardo, grazie. Davide, io passerei invece un attimo a approfondire due questioncine tecniche, quindi tempi di accensione, tempi di durata e anche cioè, proprio lo spazio che occupa dentro una casa e tutto quello che può essere poi qualche cosa che vuoi aggiungere te, vai. Sì, un attimo che me le scrivo, eh. Quindi durata, tempi di accensione e più o meno lo spazio di, insomma, quanto spazio occupa, Sì, che poi giusto? abbiamo detto anche prima in base un po' a come uno se la vuole fare, nel senso Certo, quella di certo. Roma era fatta con un barile e la camera d'accensione, invece quella che abbiamo visto nel tutorial praticamente era un divano più Esatto. il barile. Allora, Vai. quindi lo spazio appunto dipende da che cosa vogliamo fare. Allora, possiamo,
occupare pochissimo spazio, può essere addirittura portatile questa stufa, la stufa Rocket, e oppure, come nel tutorial, possiamo utilizzare i fumi che altrimenti disperdiamo direttamente nell'atmosfera, quindi fumi caldi. Quindi cosa succede? Riscaldiamo l'atmosfera al posto che riscaldare casa. Quindi magari non ho molto spazio, quindi che cosa posso fare? Posso diminuire il girofumi, quindi al posto che fare un divano, una panca, un letto, posso fare una poltrona, o posso fare uno scaldavivande, ci posso fare un essiccatore, posso farci miliardi di cose con diciamo, la zona della panca, no? Quindi lo spazio fondamentalmente cambia molto in relazione a che cosa vogliamo fare con questi fumi. Se non ci interessa, li possiamo portare direttamente fuori casa, quindi abbiamo lo spazio occupato esclusivamente dal barile di ferro, o magari il barile di ferro può essere fatto con mattoni, quindi al posto di usare un barile di ferro utilizzi mattoni e sulla parte, diciamo, sul top, sul di sopra dei mattoni ci si mette una piastra in ghisa, in ferro, quello che uno vuole, e si cucina direttamente sulla piastra, se a uno non piace il bidone. Che molti dicono, ma è un bidone. Sì, effettivamente esteticamente può non piacere a tutti la stufa Rocket utilizzando il barile di ferro, però il barile di ferro è un po' il simbolo della stufa Rocket, perché che cosa succede? Questi barili che se ne trovano a migliaia buttati, che cosa faccio? Lo riutilizzo per riscaldare casa mia. Quindi il concetto non è proprio una funzione estetica, ha una funzione di insomma, recuperare un materiale che altrimenti andrebbe in discarica, andrebbe magari al riciclaggio, al macero, o che ne so io. I tempi di accensione, invece, nel tutorial avete visto che c'è una bocchetta, la prima, quella a sinistra, vicino appunto do a dove si accende la legna. Che cosa serve quella bocchetta lì? Si accende un pezzo di carta, un cartone, quello che uno vuole, per riscaldare il tubo della canna fumaria, perché avendo il girofumi nella stufa c'è tutta una porzione di aria all'interno del girofumi e della canna fumaria che non è ancora riscaldata, e quindi il tiraggio è molto più basso rispetto a una canna fumaria riscaldata. Quindi se uno ha un girofumi molto lungo, è necessario mettere questa bocchetta vicina alla canna fumaria dove, che va, insomma, quella che va dritta e esce poi dal tetto, no? In modo che inserisco subito un pezzo di cartone, riscaldo la canna fumaria e il tiraggio è attivo subito, no? Poi da lì ad accendere la stufa è veramente un attimo, quindi se uno anche ha un girofumi molto lungo per accenderla, se è fredda ci metti un minuto, non di più. Poi farla arrivare in temperatura ci può volere mezz'ora, mezz'oretta più o meno. La stufa è a regime di temperatura, nel senso che la stanza, diciamo, comincia a essere calda. Poi per scaldare invece il girofumi, quindi la massa termica, se la stufa è appena costruita, ci vuole un po' più di tempo, perché magari la sabbia che abbiamo messo all'interno della panca era un po' umida, quindi ci vuole un po' di tempo prima che sì, l'umidità viene, insomma, si tolga l'umidità, e una volta che la massa termica si scalda, quindi che la massa termica raccoglie il calore, quindi la massa termica di fatto è una batteria di quella che è l'energia termica, no? Come noi siamo abituati a vedere, noi i pannelli solari li attacchiamo a una batteria per accumulare l'energia elettrica, no? Perché altrimenti quando il sole cala, non ho finito la mia energia elettrica. Idem, la stessa cosa per questa stufa, no? Che cosa faccio? Quando è finita la legna o quando è finito il braciere, non è finito il calore all'interno della stufa. La stufa continua a emanare calore da quella che è la batteria termica, e cioè dalla massa termica. La durata, quindi, diciamo, da quando l'ho accesa, dura X, e cioè X sarebbe il valore di quanto tempo io la alimento con quelli che sono i fascini, no? Quindi, come diceva Riccardo, anche non devo comprare la legna, no?
cioè non devo comprare i ciocchi di legna per alimentare questa stufa che è a legna, ma posso utilizzare piccoli pezzi di legno che sono appunto magari vado nel bosco che ho vicino casa, magari in un parco, che ne so io, togliendo solamente quello che è il secco dagli alberi, quindi facendo un'operazione di ringiovanimento del bosco, quindi senza stare a tagliare alberi interi, ma togliendo solo il secco dagli alberi, quindi i rami morti, i rami secchi, aumentiamo anche i livelli di luce all'interno del bosco e lo ringiovaniamo, si dice, nel senso che aumenta la vita all'interno del bosco, anche quella vegetale. E quindi senza dover pagare niente, perché quella legna lì non si paga, c'è gente che la butta, no? Anche quando magari arriva il giardiniere e fa le potature, poi quella legna lì, insomma, cercano di sbarazzarsene, non c'è un reale utilizzo di quelli che sono questi fascini, no? Invece in questa stufa li possiamo riutilizzare. Quindi, come dicevo, X è il valore di tempo che io alimento la stufa. Ed è variabile, cioè dipende da quanto tempo appunto io l'alimento. Da lì in poi, una volta che io smetto di alimentare la stufa con la legna, la batteria termica ha una durata che va dalle 5 alle 8, 10, poi dipende anche quanto è grande, che materiale utilizzo, 10 ore. Quindi è una stufa che magari la tengo accesa, che ne so, di giorno, d'inverno, in modo che sono sveglio, la tengo accesa, gli do un occhio ogni tanto, e poi quando vado a dormire non c'è bisogno che me ne posso andare tranquillamente a dormire, la mattina magari trovo ancora un po' di brace e troverò ancora che il girofumi è caldo. Benissimo, grazie Davide. Ragazzi di Roma, qualcosa da aggiungere? Appunto, noi abbiamo realizzato questa, anzi, queste due stufe Rocket appunto in un posto, in un luogo dove è adatta a starci, nel senso la persona vive in campagna e quindi oltretutto lavora anche in falegnameria, quindi è adatta alle esigenze dell'utente, diciamo così. Quindi sicuramente questo è un vantaggio, realizzare queste stufe, soprattutto in questi posti di campagna dove continuamente puoi essere rifornito di questo materiale di riutilizzo. Ecco. Sicuramente un aspetto conveniente della cosa. Grazie Simone. Raffaele. Nella chat che scorre lungo il video di YouTube hanno scritto un po' di persone, quindi salutiamo Edoardo, Gianluca e Annalisa. Annalisa faceva la domanda: quanti metri quadri riscalda la rocket del video? Più o meno gli avete già risposto, ed era un po' anche quella che volevo fare io come domanda. Edoardo vedo che gli aveva già risposto, quella che si è vista in foto dovrebbe coprire circa 100, più di 100 metri quadri. Edoardo ha scritto: il costo, se non ricordo male, di 150 euro con materiali nuovi, non di riciclo, scrive, e sono uscite una rocket da riscaldamento grande e una piccola da cucina. Io volevo invece aggiungere una domanda, una considerazione, una curiosità. E in Sardegna, ad esempio, ci sono tante case che sono casettine al mare, la famosa seconda casa, per chi ancora delle famiglie italiane, vista la crisi, gli è rimasta e non se l'è dovuta vendere, e la casa al mare praticamente viene vissuta per tutta l'estate. Un tempo le vacanze si facevano lunghe da giugno a settembre, adesso magari viene vissuta per tutta l'estate da qualche elemento della famiglia, qualcuno poi dopo se la gode magari solo ad agosto se non l'affitta. Poi durante l'inverno ci si va appunto, che ne so, in qualche fine settimana per fare le pulizie del giardino, per mettere in ordine, per dare una spolverata, e durante le feste, Pasqua, Pasquetta, queste cose qua. Mi viene in mente che quindi l'utilizzo in funzione di riscaldamento in una casettina del genere viene meno, nel senso è molto più utilizzabile se c'è veramente la funzione che può essere utilizzata anche appunto per se c'è un piano cottura o se può essere utilizzata appunto in esterno vero e proprio come quasi una funzione da grill. Quindi quella era la mia curiosità. È possibile realizzarla anche come intercapedine in un muro dove d'inverno ha funzione? Quindi separare le due funzioni in pratica, dove d'inverno metti la legna e ha funzione di riscaldamento ed estate la introduco la legna dalla parte esterna e la uso come piano cottura. Si può fare una cosa del genere? L'avete vista da qualche parte? O è già un livello, insomma, di
discorso tecnico che bisogna un po' pensarci di più. Questa è una cosa invece più semplice, insomma, come appunto alternativa alla crisi, mettiamola così. Allora, ci sono dei progetti su internet che uno può andare a vedere di stufe rocket che vengono utilizzate esclusivamente per la cottura, che sono prevalentemente da esterno. E il principio è molto simile, molte però non hanno la J ma vanno a L, perché per la cottura è più comoda la L invece che la J, perché la fiamma va dritta sulla piastra o sulla pentola addirittura, perché alcuni lasciano il buco per inserire la pentola e la fiamma tocca direttamente la pentola o la piastra, insomma, è più efficiente così per la cottura. Per quello che dicevi tu invece, che è molto interessante, e mi ero fatto anch'io la domanda al tempo, come posso magari, che ne so, ho una casa, non per forza al mare, magari anche in montagna, però giustamente d'estate io voglio cucinare, ma se ho una stufa rocket da riscaldamento per cucinare, mi cucino io, nel senso che poi farà un caldo della Madonna dentro casa, no? Lì è molto interessante anche come sviluppo, no? In relazione a quelle che sono le esigenze di una persona che fa questo tipo di stufa. La mia risposta è questa: si può mettere una deviazione a T. Avete presente quei tubi a forma di T proprio, no? E praticamente stacco la massa termica d'estate e la riattacco d'inverno, no? Quindi d'estate non utilizzo la batteria termica, utilizzo il calore solo per cucinare. D'inverno riapro la massa termica e quindi la utilizzo di nuovo per riscaldarmi casa. Queste però sono tutte domande che sarà molto interessante nel tempo sperimentarle, no? Farle realmente e poi diciamo aggiornare un eventuale progetto della stufa rocket, no? Perché comunque i tutorial che facciamo sul laboratorio di sperimentazione diretta non c'è brevetto, nel senso che la figata sarà poi quella di veramente ognuno darà il suo apporto e magari diminuiamo i tempi di costruzione, aumentiamo l'efficienza, implementiamo con altre tecnologie, un'evoluzione veramente scientifica ma empirica, però non basata sui dogmi del non si può fare o del che ne so, è una cavolata, no? Proviamo, vediamo che cosa succede e poi su dati reali, su delle sperimentazioni, sicuramente sapremo dire molto di più su queste tecnologie che in realtà sono da un certo punto di vista nuove, perché la novità sta nel fatto che sono riproducibili da tutte, nel senso, come diceva anche Alessandro prima, non siamo esperti di stufe o di muratura o di qualsiasi altra cosa. Magari ognuno di noi ha delle competenze, no? Che fa un lavoro, no? Però ci possiamo mettere insieme, possiamo mettere insieme le nostre competenze e riprodurre queste tecnologie che sono molto semplici, ma che con una base di sperimentazione condivisa da più persone, possiamo veramente creare delle stufe con i controcoglioni, no? Che funzionano bene e sono magari anche belle, che ne so. Riccardo. Sì, io ho esaminato questo problema con gli amici che, vedendo che stavamo realizzando questa stufa di sopravvivenza, di emergenza, facevano questo tipo di domande. Io che ho la caldaia a gas, potrei sostituirla con una rocket. Il problema è che l'alimentazione con la rocket, essendo rami piccoli, bisognerebbe organizzarla in maniera da fare delle canne lunghe, insomma, dei rami lunghi, in modo tale che il consumo possa, mano a mano che scendono, abbia un'autonomia di caricaggio, di caricamento, in modo che non debba andare lì ogni mezz'ora a mettere dentro i rami. Però un'altra cosa mi interessava sottolineare, che c'è un potenziale in questa ricerca della sostenibilità che fa parte di un attivismo attivo, ma anche un bisogno emergente di mercato, perché ci sono persone che vorrebbero una stufa rocket, cioè vorrebbero rendersi autonomi, vorrebbero risparmiare, vorrebbero cambiare quantomeno il sistema di dipendenza dalle reti, vivere off the grid, come dicono in California, vuol dire rendersi autonomi e autosufficienti. E quindi la possibilità di creare
una formazione che in ogni comunità veda un piccolo gruppo di persone capaci di realizzarle, che possono offrire questo servizio come una piccola impresa che la vuoi. Vengo, ti spiego come funziona, possiamo, le varianti, l'idea dell'essiccatoio è molto interessante perché con le eccedenze, adesso la gente che va a fare l'orto, eccetera, con le eccedenze, se sapesse anche essiccare, ci sono un sacco di la frutta soprattutto, è un modo intelligente di conservare. Quindi, piccole imprese, che possono offrire questo servizio alla loro comunità locale, diventerebbero magari 4-5 lavori che si sono ricreati e possono fornire anche a quelli che non sono proprio così adatti al fai da te, ma che comunque potrebbero realizzare la possibilità di rendersi più autonomi e sostenibili. Che ne pensate? Fare delle formazioni che partano in ogni comunità? Se chi ci ascolta è interessato, credo che Davide e i suoi amici siano anche disponibili ad andare a fare questi corsi, no? Sì, no, ma poi in realtà già qualcosa è in atto, diciamo. Sicuramente non ancora a livello di impresa, probabilmente perché ancora non c'è una, diciamo, conoscenza di queste cose. Ci vorrà probabilmente ancora un po' di tempo per divulgare, però non la vedo una situazione così lontana da quella che è la realtà attuale, anche in termini di lavoro, proprio perché uno ora come ora il lavoro se lo deve un po' inventare, no? E queste soluzioni che sono estremamente intelligenti e uno se lo può fare da solo, come anche dicevi tu, magari no, lo vuole, insomma, che gli venga fatta da qualcuno che magari c'ha un po' più di esperienza, la sa fare in determinati modi, quindi gli può dare sicuramente un apporto in più a queste stufe, no? Che può essere prettamente estetico, non so, o anche proprio di funzionalità. Sicuramente l'idea che proponi è alla portata, sicuramente. Bene, bene. Ti faccio una domanda in questo senso, ma come mai invece voi avete sentito il bisogno di mettervi insieme e cominciarvele a fare queste cose qui e poi magari mettendo anche queste cose in contrapposizione col fatto che comunque c'è gente che invece se le fa fare? Voi invece avete sentito il bisogno di mettervi insieme e di sperimentare, di creare qualche cosa insieme, aiutandovi, facendo determinate cose che non sono proprio, diciamo, caratteri di un'impresa, questa, sono tutt'altro. Come mai? Assolutamente il progetto non parte con l'idea di fare dei soldi, poi magari può anche diventarlo in un futuro, però è un po' lo spiegare perché laboratorio di sperimentazione diretta. Il laboratorio di sperimentazione diretta già nel nome stesso c'è un po' il perché, no? Nel senso parte tutto da una domanda anche un po' personale, ma ci sono tantissime cose su internet, tutorial, articoli, video, no? Che ti spiegano come fare, ti fanno vedere che è possibile, è una realtà diversa, però poi magari si rimane bloccati, no? In questa magari sensazione di possibilità, no? Di essere liberi, però tra il dire e il fare c'è quella che è la sperimentazione diretta. E quindi l'esigenza, soprattutto per quello magari che poi è un progetto più grande, no? Come quello che è il progetto Zion, visto che se ne parla parecchio anche negli hangout qua, si parla molto, no? Di sostenibilità, abbiamo parlato molto, per molto tempo di soluzioni alternative a livello energetico, a livello alimentare, ma per noi, cioè per poter parlare di determinate cose, c'è un bisogno estremo di metterle in pratica prima di poterne parlare, perché altrimenti le parole che dirò saranno vuote, no? Vuote nel senso che non c'è nessun tipo di esperienza concreta nelle parole che io sto portando alle persone, no? E quindi la sperimentazione diretta è un po' la medicina, tra virgolette, di quello che è un po' un male che affligge l'umanità, questa della credenza, del dogma, no? Quindi magari vedo il video, no? Come anche questo, il tutorial che avete visto oggi, no? La provocazione mia è: il video che avete visto oggi,
non è vero, è una bufala, no? Quindi il video che voi avete visto oggi è uno scherzo, la stufa rocket non esiste e non può funzionare, nel senso che, ragazzi, cioè, non crediamo a tutto quello che ci spacciano in giro, no? La soluzione del motore magnetico, sì, va bene, ma il laboratorio di sperimentazione diretta nasce perché l'esigenza attuale è quella, ragazzi, mettiamoci a fare le cose, ci incontriamo realmente, poi il web è un canale dove possiamo bypassare quelli che sono delle distanze che a volte è difficile colmare, anche magari a livello economico, in termini di spazio, ma poi arriva un momento in quale dobbiamo incontrarci, cioè dobbiamo proprio guardarci negli occhi e guardare quello che abbiamo fatto, e allora lì veramente riusciamo a essere forti e riuscire a creare qualcosa di potente, che non è più una stufa rocket, ma è un legame, una relazione tra di noi che va sicuramente oltre. La stufa rocket, come tutte le soluzioni a livello energetico alimentare, sono solo delle scuse per riuscire a incontrarci su dei piani che sono diversi. Quindi è un po' questo l'esigenza forte del laboratorio di sperimentazione diretta, è quella di sperimentare direttamente le cose insieme. Creiamo una relazione concreta sui fatti e non sulle parole vuote che magari siamo abituati da quando siamo nati a guardare in TV questi talk show infiniti, di parole buttate lì, che tu rimani lì e guarda, caspita, come parla bene questi signori. Ma poi non hanno detto niente, nel senso che quelle parole non hanno nessun tipo di concretezza, perché non c'è nessun tipo di esperienza reale, concreta sulle cose. Grazie mille, Raff. No, semplicemente per notare che comunque sia, rispetto a questo discorso finale che faceva Davide, in realtà secondo me questo è veramente un ritorno alle origini. Non voglio usare il termine back to humans, tornare uomini, però insomma all'origine in cui appunto l'uomo ritorna a costruirsi le cose per trovare una sua dimensione. Io qui in Ungheria, quando sono arrivato, visto che da questo punto di vista devo dire che qui, proprio per la situazione economica che c'era prima, per il loro passato e tutto, questo discorso qua secondo me potrebbe attecchire molto di più e secondo me in questo senso non se n'è mai andato. Qui non c'è certo la stufa rocket, però c'è una specie di stufa che loro realizzano in ceramica, ma secondo me nel nord Italia c'era un tempo in Veneto, in Friuli, lì sono stellari per tradizione, la puoi vedere a Cagliari, a Napoli o a Palermo perché è una stufa enorme che fa un caldo incredibile ed è una stufa praticamente che sarà, si costruisce lungo parete ed è fatta tutta in ceramica, è un grande parallelepipedo secondo me che siamo intorno ai 2,5 metri, 3 metri d'altezza, che qui sono le classiche case monumentali con i soffitti alti 5 metri, e di diametro forse non raggiunge 1 metro. E tu ci potevi mettere appunto la legna, e questa struttura se si riscaldava attorno, c'erano tutte le mattonelle di ceramica, e quindi fa tantissimo calore con poco utilizzo di materiale. Sicuramente non è efficiente come la rocket, però loro questo concetto ce l'avevano già. Tant'è che poi dopo, scusate, sicuramente dopo l'hanno evoluta, perché era nelle case, al terzo, al quarto piano, a portare su la legna, tutto questo discorso qua, e dentro ci hanno messo delle resistenze elettriche, quindi fuori esteticamente ancora una vecchia stufa antica in ceramica, certo c'erano proprio delle belle mattonelle, e dentro invece hanno messo delle resistenze elettriche, quindi collegato all'impianto elettrico, e aveva la stessa, ed ha la stessa funzione. Ancora adesso tu puoi affittarti delle case qui a Budapest dove c'hanno questi impianti, che sicuramente è poco costoso. Quindi è in Italia, secondo me, che con il gas, con le tubature, tutto si è perso questo discorso molto di più. In alcuni posti, secondo me, potrebbe attecchire tantissimo questo discorso della stufa rocket. Passo. Grazie. E allora ti chiedo di dare un'altra occhiatina a YouTube per vedere se c'è qualche messaggio o anche sul nostro sito, però No, con no, calma, no. tranquillamente. E, intanto vorrei sentire dai ragazzi di Roma, sicuramente visto che sono state dette tante cose, hanno qualche cosa da aggiungere sia proprio sulla stufa in sé per sé, sia sul discorso che faceva Davide della motivazione del mettersi insieme, visto che l'avete fatto anche voi. Sì, no, soprattutto della libertà di sperimentare, di farlo, l'esperienza che ho avuto è proprio di averlo fatto senza non per dovere, non perché c'erano delle regole, ma
per libertà di sperimentare, per essere anche, mi sono sentito vivo facendo facendo la rocket, era soltanto anche uno strumento per altre cose. Io volevo aggiungere due parole sul discorso dell'autonomia, no? Perché spesso abbiamo parlato di autonomia, no? E, secondo me, appunto, il focus va messo proprio sulla mentalità, cioè nel senso, prima di tutto l'autonomia è nella nostra mentalità, nel nostro modo di pensare. E noi veniamo istruiti, veniamo condizionati che l'autonomia significa solo soddisfare quel bisogno, quindi mi devo scaldare soltanto in quel modo, cioè nel modo in cui ti dice il sistema, quindi ci sono i termosifoni, eccetera. L'autonomia significa pensare in modo diverso, cioè pensare che si può soddisfare quel bisogno in una maniera libera, cioè fuori dalle logiche di mi attacco a un utente, pago la bolletta, eccetera. Quindi è bello sperimentare anche questo, cioè nel senso sapere finalmente che possiamo essere liberi di sperimentare questi nuovi strumenti che andranno superati, cioè nel senso che una volta che davvero avremo assunto un atteggiamento autonomo in noi stessi e nelle comunità tra di noi, sicuramente le rocket, le pirulitiche saranno tutti giochi, insomma, alla fine. Anzi, lo sono adesso. Poi dopo verranno integrate all'interno stesso di un nuovo modo di vivere. Quindi sicuramente è un'esperienza da provare. Io invito davvero tutti, come ha detto Davide, a sperimentare, a davvero mettersi lì e dire: ragazzi, ma guardiamoci un attimo intorno, ma davvero è solo questo il modello di vita oggi che potrebbe esistere? Questo. Grazie Simone. Visto che probabilmente saremo verso la chiusura, io volevo rivolgere un invito a chi ci ascolta. Se imparate a fare una rocket stove, non solo potrete essere più autonomi a casa vostra, ma quando l'avete imparata, se nella ricerca della realizzazione vi sarete informati sui costi, sui materiali, sulle varianti che possono essere utilizzate, voi avete già un know-how che potrebbe essere messo a disposizione delle comunità locali con spirito di servizio, offrendo questa possibilità di realizzare un rocket stove in un'operazione che chiamiamola commerciale, no? Vuol dire porta a porta, siete interessati, come siete messi? Vi interessa poterla realizzare? Noi possiamo fare questa, 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 questa e i costi possono essere questi, 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 perché voi avete fatto un'indagine su quelli che sono i costi di materiali, sapete dove andare a fornirvi. E questo, secondo me, per chi deve reinventarsi una vita o uscire o avere un reddito di cittadinanza meritato perché si dedica al benessere degli altri, è un lavoro che si può inventare. Per cui, se sentite notizie di corsi che gli amici di Zion organizzano, andateci perché potrebbe essere davvero un cambiamento non solo nel modo con cui vi riscaldate, ma anche nel modo con cui voi servirete le comunità nel futuro. Questo saluto, chiudo qui e ringrazio i ragazzi di Zion per la loro imprenditorialità culturale, insomma, questa missione di poter, no, dare opportunità a questo cambiamento che tutti dobbiamo esercitare, ognuno dentro di sé, se vogliamo che il mondo cambi. E poi appuntamenti li darai tu per le prossime puntate. Saluto quindi tutti quanti, buona serata. Ciao Riccardo, saluto anche io, ti saluto anch'io e ti saluto qui, non ti faccio riintervenire dopo, quindi Perfetto. evidentemente
Capisco che i mezzi ti limitano e ti salutiamo direttamente. Poi in chiusura daremo anche tutti i contatti e tutto quanto. C'era Davide che sicuramente aveva qualche cosa da aggiungere e probabilmente anche replicare, perché per quello che ho capito io, a Zaio non fate corsi. Nel caso ci sono incontri o seminari dove si può appunto sperimentare qualche cosa oppure ascoltare una conferenza, per il resto fai tu. Sì, esattamente. Quello fondamentale è che non ci sono proprio propriamente quelli che vengono chiamati corsi, no? Dove poi fondamentalmente il corso tante volte richiede un pagamento, no? Quindi io ti do una conoscenza, tu mi dai un po' di soldi, no? Assolutamente, proprio perché pensiamo e applichiamo questa cosa che noi sentiamo forte dentro, che la conoscenza deve essere libera assolutamente, come l'aria che respiriamo, come l'acqua. Forse viene ancora prima dell'acqua e dell'aria, no? Questa sete appunto di conoscenza che l'uomo ha. Quello che diceva prima anche Raffaele, no? Torniamo all'uomo, secondo me era azzeccatissimo, è proprio quello, e anche quello che diceva Simone, no? L'autonomia. Torniamo innanzitutto a riappropriarci della nostra vita, che prima della stufa rocket e prima di qualsiasi altra cosa, ma è conseguenziale, cioè io non potrò mai fare sperimentare direttamente o fare una stufa rocket se prima non mi riapproprio della mia vita, no? Cioè resterò sempre in una gamma di cose che mi hanno detto, che mi hanno riferito, e io resterò sempre in quel recinto, non mi sposterò mai, non proverò mai a vedere se un'altra realtà è possibile, ma perché non la riesco neanche a vedere dentro di me un'altra realtà possibile? Non riesco a immaginarmi libero, e quindi resterò sempre schiavo della mia stessa mentalità. Non è più neanche una questione di avere questa paura, no, del sistema. Sicuramente il mondo esercita sempre su di noi in modo anche molto forte, attraverso i media, attraverso quello che è la scuola, attraverso la società, ci stimola, ci sprona a diventare dei bravi, insomma, delle brave persone. Delle brave persone per quanto concerne quello che è i loro scopi, no? Quindi che tu sia una brava persona vuol dire che tu sei un bravo lavoratore, che non rompi i coglioni e fai un po' quello che ti dicono di fare, non metti in discussione quello che si dice a scuola o quello che si dice, insomma, in televisione. Poi ci auguriamo che non sia così, insomma. Poi le altre cose che comunque concordo poi con quello che, insomma, ha detto Riccardo, e mi ha fatto piacere sentirti stasera. Poi l'altra, un po' di anche questioni tecniche che mi sono scritto. Allora, l'acqua calda sicuramente sarà un tutorial che uscirà, come fare l'acqua calda con la stufa Rocket, ma anche come fare l'acqua calda in generale con parecchi sistemi di produzione di calore. Però per fare l'acqua calda in casa ci sono tutti degli accorgimenti che ancora sono in fase di studio per quanto riguarda proprio i basi, no? Nel senso che se il sistema è a vaso chiuso e non abbiamo conoscenze, rischiamo di fare un po' dei casini, nel senso che ci può proprio scoppiare tutto l'impianto di casa per le pressioni. Quindi aspettiamo ancora un po' di sperimentazione per poter pubblicare qualche cosa che può essere utilizzato come soluzione alternativa a quella che è una caldaia a gas, ma proprio anche alla sostituzione stessa di una caldaia a gas con quello che può essere un gasificatore. E con questo mi riallaccio al principio che c'è dietro alla stufa Rocket, che non è uno solo, ma sono nel caso della stufa Rocket con la massa termica sono tre. C'è il principio della fiamma inversa, che è quello che vedete, insomma, che la fiamma non brucia direttamente la legna, no? Come siamo abituati a vedere magari in un falò o in una stufa a legna normale, ma la fiamma viene tirata all'interno della camera di combustione, quindi come un po' come se fosse una sigaretta, no? Piano piano, lentamente, la legna viene consumata in questo modo, no? Quello è il primo principio che viene utilizzato nella stufa Rocket, che è il principio della fiamma inversa, che vedremo anche in un prossimo video dedicato alla fiamma inversa per quanto riguarda la cucina proprio. Invece, perché il bidone? Perché la coibentazione? Questo è molto importante. La stufa Rocket è una stufa che gasifica. Che vuol dire? I fumi
che sono i fumi che escono da tutte le combustioni, contengono dei gas in parti variabili in relazione a quelle che sono le biomasse che utilizziamo, e ne abbiamo già parlato anche durante il tutorial della stufa pirolitica. Quindi la stufa Rocket, attraverso il principio della stufa Rocket, quindi con la coibentazione e il bidone rovesciato messo sopra, riusciamo innanzitutto a rallentare il giro dei fumi, perché si crea proprio una camera di fumi molto vicino alla superficie del barile dove noi cuciniamo, e in quella zona, come dicevo anche nel tutorial, i fumi verranno innescati da delle accensioni, nel senso che la fiamma arriva ai fumi che riprendono fuoco, ok? Quindi i gas che non vengono utilizzati nella maggior parte delle stufe, in questa stufa vengono utilizzati, e aumentiamo l'efficienza. Per questo la stufa Rocket è molto efficiente, anche se chiaramente non è la stufa più efficiente in assoluto, come diceva anche Raffaele, no? Lì dove si trova lui adesso in Ungheria, se non sbaglio, lui ha visto delle stufe fatte con la ceramica che sono molto efficienti. E questo tipo di stufa di cui lui parla, in realtà è molto simile come concetto a quella che è la stufa tirolese italiana, no? Che si fa su Tirol, e utilizza un principio che è quello della gasificazione sempre, ma come anche le stufe a legna di ultima generazione, in parte gasificano, quindi sono anche esse molto efficienti. Quindi è un po' questa la cosa importante da capire: perché la stufa Rocket è efficiente, perché utilizza il principio della gasificazione e perché utilizza il principio della fiamma inversa. Questo è. Grazie Davide. Invece per quanto riguarda gli scarti non abbiamo il vantaggio della pirolitica di un recupero, oppure sì. Allora, in quel senso, come anche per l'acqua calda, stiamo un attimino cercando di capire se è possibile unire il principio della Rocket a quello della pirolisi. Però in realtà ci si rende conto facilmente che in realtà la stufa Rocket è già di per sé in parte un pirolizzatore. Qual è la differenza tra un pirolizzatore e un gasificatore? Che la pirolisi avviene in assenza di ossigeno, no? E quindi rimane una parte di carbonio, che è quello che poi noi conosciamo come biochar. È possibile, secondo me, creare una stufa Rocket che in realtà pirolizza al 100%, ma a quel punto possiamo semplicemente utilizzare una stufa pirolisi, e abbiamo fatto la stessa cosa. Certo. Allora, io devo salutare Raffaele. Scusami Davide se avevi qualche cosa da aggiungere. Intanto saluto Raffaele che sta Sì, scappando via. grazie. Ciao Grazie, ciao Raff. a tutti. Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Ricordo giovedì diretta dal Municipio V, Sala Consiliare di Via Perlasca. C'è Imposimato, c'è la nostra Roberta Lombardi, Giulia Sarti, vengono intervistate dal moderatore Becchi. Si parlerà di mafia, quindi penso di Mafia Capitale, quindi interessantissimo. Poi vedremo se riusciremo a organizzare delle interviste dirette a queste persone, a questi nostri portavoce, Imposimato, a Bekis, e magari da lì proseguire in hangout poi tra di noi, come è solito fare la puntata del giovedì. Insomma, vi facciamo sapere come ci organizziamo nei prossimi giorni. Allora, Grazie. sicuramente dopo la diretta ci sarà HRN News, che già è tutto ben impostato per la prossima puntata, e comunque ci teniamo aperti per un possibile hangout. Ciao Raffaele, buonanotte, grazie. Grazie, E ciao. ci teniamo aggiornati per un possibile comunque hangout con gli ospiti che sono lì dalla diretta. E ultime parole per anche i ragazzi di Roma e poi andiamo in chiusura. Alessandro e Simone. Vi apro il microfono. Date. E niente, siamo stati contenti di aver partecipato a questo hangout. È sempre bello scambiare opinioni, condivisioni, perché poi ascoltando anche gli altri, sperimentando, si guarda la cosa da ogni punto di vista, no? Quindi ci si confronta anche sui materiali, sul tipo di costruzione, eccetera. Poi
Lo scopo è sempre quello di condividere, quindi ripeto, lo spunto è quello appunto di stimolare le persone davvero a non solo a sperimentare questi nuovi, anzi, questi strumenti che già un po' che ci sono, ma a davvero cambiare la mentalità per dare seguito a questo movimento che si sta creando, diciamo così, nelle coscienze delle persone. Questo movimento di rivoluzione, lo posso dire, la parola magica. Che lo puoi dire, noi ce l'abbiamo nel titolo addirittura. Ma che fate domenica prossima? Domenica c'è una conferenza di Daniele Lacidogna che parlerà di un argomento molto interessante, che sono le cinque leggi biologiche, una scoperta del dottor Hammer. C'è l'evento su Facebook, magari poi mandiamo il link. Comunque è un argomento che anche quello sarebbe da sviscerare, insomma. Grazie ragazzi, io spero di riuscire a venire, adesso vediamo un secondo. Vi saluto, vi ringrazio, salutate anche tutti gli altri ragazzi di Zion Lazio, del gruppo di Zion Lazio, e ringraziamo anche, lo faccio io per Raffaele, ma lo faccio io per tutti, salutiamo Edoardo e gli altri che stavano interagendo con noi in chat. E, Davide, ultime parole pure per te, io intanto ti chiedo tu invece mercoledì che fai? Faccio mercoledì. È una domanda retorica, ma io non ti so rispondere, non so che cosa faccio mercoledì. Che fai mercoledì? Te non fai qualche cosa da qualche parte? Vicino a casa Non mi ricordo. tua? No, non mi Non fai ricordo. tipo. Non c'è qualche conferenza da qualche parte lì? Non... Mi sbaglio? No. Ah, sì. Ok, no, pensavo Scusate, che. che tra le tante cose da fare, giustamente. No, hai fatto bene a ricordarlo. Mercoledì iniziamo a fare un ciclo di conferenze con un altro ragazzo del gruppo Lombardia che avete visto nel video giovedì su HR News, Ernesto, un ciclo di conferenze sulla conoscenza, quindi un po' di quello che è il fulcro, cioè veramente la base di tutto quello che poi viene dopo, l'autonomia intesa come costruiamo la stufa rocket, autonomia energetica alimentare, un'autonomia un po' più interna. E iniziamo questo ciclo di conferenze, ci trovate alla sala consiliare di San Bovio, vicino a Peschiera Borromeo. Grazie e ti ringraziamo Grazie anche per il supporto tecnico che ci hai dato oggi e per la realizzazione anche del tutorial insieme a Danilo e a tutti gli altri, anche i ragazzi della permacultura. Porta un saluto anche a loro da parte nostra e a tutta Villa Zurlì. a te. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Direi che possiamo andare in chiusura a questo punto. Qualsiasi curiosità avete che vi è rimasta sulla Rocket, potete scriverci o nei commenti o su Facebook, pagina Facebook Hangout Revolution Night, ci contattate a noi, se no laboratorio di sperimentazione diretta, contattate direttamente Davide e i ragazzi del laboratorio. Vi segnaliamo anche la pagina dell'Associazione Zion, Associazione Culturale Zion, e vi ricordiamo la raccolta fondi per lo Zion Contest di settembre. Per oggi direi che abbiamo chiuso, grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo con THC, il prossimo mese, con il prossimo tutorial. Non anticipiamo ancora di che cosa si parlerà, però penso che andremo su boh, non lo so, vediamo un attimo se ci teniamo ancora sull'autonomia energetica o passiamo a quella alimentare. Vediamo un secondo. Scusate, la regia è pronta, invece noi ci vediamo. Giovedì con la diretta che diceva prima Raffaele, dopo HRN News e lunedì prossimo con la prima puntata di Book, dove avremo ospite Stefania Divertito come scrittrice emergente, che poi tanto emergente non è perché poi vedremo che in realtà è già un bel po' che scrive Stefania e che presenterà il suo libro Una spiaggia troppo bianca e poi vedremo chi altro dei ragazzi di Zion ci darà una mano per presentare altri testi. E per stasera è tutto, buonanotte, sigla.